Ciao, oggi voglio farvi vedere delle cose che sto facendo ultimamente, dei modi su cui sto lavorando ultimamente per uniformare i registri ed integrarli nel registro sovracuto. Ma intanto, sigla. Secondo me, ciò che fa la differenza, credo io, almeno è un parere personale, nel controllo del registro sovracuto non è tanto produrre il registro sovracuto, cioè produrre queste note altissime, perché se io faccio un solo, un tema, qualsiasi cosa, a un certo punto senza motivo, pum, lancio questo fischiabotto in cielo, non è che musicalmente sia bello, almeno a me non piace, cioè vi faccio un esempio di come non va fatto, secondo me. Cioè, perché? Che senso ha? È tanto per farlo, tanto per farti vedere, ah guarda, ti tiro fuori il re sovracuto, cioè non mi interessa. Invece, secondo me, se noi colleghiamo il registro sovracuto integrandolo bene al resto dello strumento, è molto più interessante perché si sente che c'è un pensiero dietro e si sente che c'è del gusto musicale dietro, come ho fatto all'inizio del video, o almeno come spero di aver fatto, diciamo così. Allora, per fare questo e nello stesso tempo per uniformare il registro dello strumento, che è una cosa molto importante perché secondo me la caratteristica di un bel suono, a prescindere se vi piace il suono chiaro, se vi piace il suono scuro, il suono che ha quel musicista, il suono che ha quell'altro musicista, questo è anche soggettivo, però una cosa è oggettiva, è l'uniformità del registro. Cioè, voglio dire, se io nella zona grave ho un suono di un certo timbro, nel registro medio c'è un altro timbro, nel registro acuto o sovracuto c'è un altro ancora. Sinceramente non è una buona cosa. Per fare questo, secondo me, è buono fare degli esercizi sugli intervalli, abbinandoli tra l'altro, come sempre, all'ear training. Io ultimamente qualsiasi cosa faccio l'abbino all'ear training, qualsiasi cosa. Perché secondo me è quella la direzione, cioè cantare, mandare tutto in testa e far sì che lo strumento sia una prosecuzione del pensiero, una prosecuzione dell'orecchio e del nostro modo di pensare. Ovviamente non è per niente semplice. Allora, che cosa faccio? Prendo ad esempio intervalli di sesta e li faccio su tutto lo strumento. Allora, scusate, prima di andare avanti, intanto se vi piace questo mio canale, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella in modo tale da essere sempre aggiornati su quello che faccio e non perdere nessun video. Poi un'altra cosa importante che mi sono scordato di dirvi, se volete invece sapere quali sono le posizioni che utilizzo nel registro sovracuto, vi lascio un link qui in sovraimpressione che ho fatto in un altro video. Allora, quindi vado con gli intervalli di sesta maggiore su tutto lo strumento. Prima di ear training possiamo anche cantare, anzi dobbiamo. Do dan, eccetera, mi raccomando, fate questo. Adesso sto legando, più difficile però è più proficuo per l'imboccatura. Difficile qui. Questi sono degli ottimi esercizi per scaldare lo strumento. Io ogni volta che vado a suonare mi scaldo
Cerco di farli, ma tanto poi diventa sempre: ah, Fabrizio, sbrigati, si suona, non c'è mai tempo di far niente. Comunque, glissiamo su questo argomento. Vado avanti, eh. Allora, scusate, la bemolle fa naturale e la fa diesis, quindi qui è finito il registro standard dello strumento, inizia il registro solo acuto. Io per legare questi suoni uso la, fa, la bemolle. Oh, mannaggia, sono proprio duro di testa oggi. Allora, la bemolle fa frontale, che mi lega meglio a livello ergonomico queste due note, e poi la fa diesis, uso questa posizione, quindi 1, 3, 4 col portavoce. Legare bene queste note è proprio tosta. Tra l'altro, io me lo sto facendo adesso con lo strumento freddo. Magari queste cose fatele dopo 5 minuti che suonate, così lo so con un po' più caldo, un po' più pronto. Ok, allora, quindi dicevamo la fa diesis, adesso andiamo avanti, quindi sarà si bemolle sol, si sol diesis ed inizia il registro sovracuto. Do diesis, la diesis, o re bemolle, si bemolle. Questo è un po' rognoso. Addirittura partiamo dal sol, quindi la nota sotto è già sovracuta. Sol, mi. Fa diesis, adesso provo si bemolle sol. Ah, scusate, sono acuto. Non è semplice. Comunque, questo vi permette di collegare in modo efficace i vari registri, perché l'intervallo di sesta poi dall'altro è anche abbastanza ampio. Quindi, non so, adesso suono quello che mi pare vedendo di uniformare i registri. Ci vediamo al prossimo video. Intanto sicuramente metto a punto altri esercizi sugli intervalli per uniformare il suono, il registro sovracuto, eccetera, che è una cosa che mi interessa. Ciao.